Io sono Novara Giampietro, sono stato capitano del Saronno un solo anno, l'anno di C2, se non ricordo male, 90-91. Ho giocato per 3 anni nel Saronno, nella prima edizione con presidente Zoni, Perego e altri rappresentanti di Saronno, e poi sono tornato con il primo anno di gestione di Preziosi. Giocavo come centroavanti, qualche gol l'ho fatto, qualche gol l'ho sbagliato, e adesso gestisco impianti sportivi. E stasera ospitiamo per la presentazione il Saronno 2017-2018. Per quanto mi riguarda, ho fatto un'onesta carriera tra Interregionale e Serie C, giocando prima nella Pro Sesto, poi nel Solbiatese, poi nel Saronno, a Biategrasso, e sono tornato a Saronno a concludere la mia carriera. Sicuramente gli anni passati a Saronno sono stati i più belli, perché tant'è che poi anche lavorativamente sono rimasto nell'orbita di Saronno a portare avanti la mia attività. Sono stati belli perché sono stati innanzitutto anni in cui ho forse espresso il mio massimo potenziale, grazie anche a tutti i compagni che giocavano con me, dei quali ricordo uno su tutti, Pier Cattaneo, che per 20 anni è stata la storia del Saronno. Poi tutti gli altri hanno contribuito a vincere quel campionato che ci ha portato per la prima volta in C2, ahimè siamo retrocessi, e poi con l'avvento di Preziosi, vabbè, ho partecipato solo in parte al suo progetto, perché dopo un anno ho smesso di giocare per iniziare a fare l'allenatore. Facendo l'allenatore il primo anno con la Beretti del Saronno, vincendo anche il campionato, e poi ho girato per diverse squadre di eccellenza, facendo anche lì un'onesta carriera che ho interrotto a 40 anni per motivi di lavoro. Ne approfitto per fare gli auguri a questo Saronno che in tutta sincerità ho un po' perso di vista, ma che da quest'anno voglio riprendere a seguire da vicino, perché Saronno sicuramente è rimasta la squadra che nella mia carriera più ha segnato la mia carriera e più mi è rimasta nel cuore. Perciò faccio gli auguri di una grande stagione, con la speranza di riuscire a tornare in categorie che la città merita, o perlomeno i tifosi meritano, la città deve dimostrare di meritarsi, ok?